Ciao a tutti, smanettoni del web, qui è sempre Zoster che vi parla ed eccoci qui con la sesta puntata di Darksiders 2. Oh, ce l'ho fatta questa volta a dirla giusta, il numero della puntata. Vabbè, dai, Questo è procediamo. quello che è successo finora. Cosa è Morty era successo? partito per cercare padre Basta, è Paolo, sempre lo stesso ma video, non quello che posso neanche trovò era qualcosa di saltarlo. più, un segreto ormai dimenticato, la via per un altro mondo. Sì, dai, va bene. Andiamo avanti, dai. Continua. Ah, qui eravamo in questa specie di labirinto. Io ero rimasto senza vita dopo il super scontro epico contro. Perché si muove così strano? Ma ho cambiato la sensibilità del controller. Scusate un attimo. Vediamo. Sensibilità mira. Boh. C'è la raccolta automatica. Mettiamola così raccogliamo già subito gli oggetti. Ah, ok, dovrebbe essere uguale. Allora, intanto, quella specie di boss. No, ho sbagliato tasto. Allora, noi dobbiamo andare a questo. No, è chiuso questo portone, ma ho preso la chiave. Vabbè, adesso proviamo ad aprirlo. Dovremmo andare qui comunque, questa stanza che dovrebbe essere tipo una stanza segreta. E intanto quella specie di boss mi ha dato quest'altra arma che sì, è decisamente più forte, anche se non fa colpo critico. Ma vabbè, noi la indossiamo. Equipaggia. Bellissima anche queste armi, sono fantastiche. Ok, già primo fail epico. Ah, ma non mi toglie vita. Ok, di qua si può passare tranquillamente. Di qua c'ero già andato. Non c'è un modo per vedere la mappa più velocemente, cavolo. Ok, di qua c'ero già passato. Dobbiamo andare sempre dritti. Andiamo sempre dritti. Ah, ma stiamo tornando indietro, cavolo. Usa le monete traghettatore per acquistare oggetti utili. Ah. Andiamo dal mercante. Il mercante. Beh, lui apre le porte sempre aggraziatamente. Ok, sto crepando. Sono morto. Ma porca miseria. Ma non posso fare ste nabate io nei video, mannaggia. Adesso. Caricamento stralungo. Sperando che. Ah, ok. E beh, forse è stato meglio così. Almeno mi ha ricaricato la vita. Beh, non facciamoci più colpire, no? Sembra quasi che l'ho fatto apposta a morire, ma vi giuro che no, no, non è così. Muori, coso. Levano decisamente di più. Non so se vi ricordate prima quanto ci mettevo a uccidere sti cosi. Ecco qua, polvere che ci indica la via. Come gliel'ha infilata la chiave. Lasciamo stare, va con queste cavolate. Si è chiusa molto delicatamente la porta dietro di me. E a parte tutto questa cosa è abbastanza inquietante. Che cavolo è sta cosa? Ah, questa la posso. Vabbè, penso che la dovrò mettere qui. Ok, ci siamo, dai. Il primo super enigma è svelato. Male che sono ancora facili, ma. Poi lo so che dopo non ci capirò più niente, comincerò a sclerare perché. Sali come una scimmia. Ovviamente dovrò andare qua. Forziere. Altre falci, ma quante cavolo. Vediamo. Oh, sbaglio sempre il tasto, scusatemi. Mea culpa. Altre falci mi ha preso. Quali sono? Falci dei creatori. Boh. Vediamo i martelli. Ah, questo mi ha preso. Lame da braccio selvagge. Ma sono un pelino più forti i martelli. Però aspetta, se questi qui sono veloci ad attaccare gli equipaggi. Adesso le provo. Ah, beh, sì, saranno velocissimi.
Preso un'arma secondaria. Questo è del livello 2, danno difesa 9. Dovrebbero essere più forti. Ok, equipaggio un po' di roba. Così ci mettiamo un po' a posto con l'equipaggiamento. Ok, ci siamo. Quindi se io faccio così, fantastico. E in più anche le falci, che anche quelle sono veloci. Che bello, sono contento di quello che ho trovato. Ora, se io salto qua sopra. No, no, no. Cosa sta. Cosa fa? Cerca di aggrapparsi. Ah, ecco, vedi, posso passare di qua. Io pensavo già di dover tornare indietro, cercare un'altra via. E invece. E in più abbiamo trovato anche un altro forziere. C'è polvere che ci segue, quindi penso che sia giusto per strada. Oh, sento tremare. Cosa succede? Ok, tutto a posto. Altri forzieri. Ho visto che mi hai dato qualcosa. Mizzica. Difesa 12, direi proprio sì, di mettere. Mi sto facendo tutto il set. Dov'è il forziere? Ho visto che c'era il. Ah, qui mi posso aggrappare? No, cade dopo un po'. Però di là c'è un forziere. Io lo voglio il forziere. Ah no, di qua direttamente si cade nel vuoto, ma andiamo avanti. Anche la musica di sto gioco mi piace abbastanza. Non è male. Oh, questo forziere sembra figo. Si è dovuto impegnare per aprirlo. Ok, mi ha dato dei boots. Vediamo se sono più forti. No, qua continuo solo a equipaggiare. E beh, questi. No, difesa 8. Eh no, mi tengo questi. Però questi sono più belli, ma sì, dai, mettiamoci questi così. Per sfizio. Quindi boh, basta. Finita qua questa zona. Cosa devo fare qui? Posso saltare giù? Sì. Ok, vediamo un po' cosa c'è qua. Ah no, qua è dove eravamo prima, lol. Intanto, nello scorso video, siccome ero morto, non ho preso poi questo forziere. Prendiamolo un attimo. Chissà cosa ci dà. Altri boots. Mi sto riempiendo di boots. Vabbè. 12. Vabbè, no. Qua vincono questi per forza. Oh. Proviamo di nuovo arma. Madonna, attacca velocissima. Fantastica. Corre anche in modo fi. Cioè, no. Aspetta, non più di tanto. Non mi piace come corre. Ok, di qua posso passare. Come devo aprirla? Non posso. Cerchiamo un'altra via per aprire quella porta. Però non mi piace che non posso correre, mannaggia. Andiamo un po' più veloce così, in questo modo. Ok, qua precisamente dove siamo? Sempre dove eravamo prima. Intanto polvere dovrebbe indicarci la via giusta, quindi boh, proviamo ad andare di qua. Ok. Cos'è? Ah, ma quello non l'ho visto, cavolo. Meno male che sono rientrato qui. Eh no, allora aspetta. Devo provare a prendere qualcosa per vedere. L'ho preso. No, non so come, ma l'ho preso. E cosa mi ha dato? Ah, mi ha dato quelle monete strane. Sì, per il mercante. E boh, niente, di qua non posso fare più niente perché la via è chiusa. Oppure vado. No, di qua non c'è niente. Ok. Adesso guardiamo un attimo la mappa perché sennò continuo a girare a vuoto. Allora. No, ho sbagliato. Allora, io dovrei andare. Ah no, ok, devo andare qui. Ok. Seguiamo questo percorso, quindi. È un po' labirintico questo posto. Non più di tanto, però. Ah, scusa, di nuovo qui mi fa andare, ma mi prende in giro. E così esco fuori. Eh no, ritorno al passo arso. Cavolo. Mostra nascondi missioni. Il fuoco della montagna. Riaccendi il fuoco della montagna. Ma dov'è la mission che devo fare?
Mica me l'ha scritto, me l'ha detto in qualche modo. Forse devo scendere al piano di sotto passando da qui. Vediamo se riesco a aprirla quella porta. Non credo. Proviamo a uscire da qui. Vediamo un attimo. Continua a sentire porte che si sbattono, rumori vari. Ok, siamo di nuovo qui. Ma questa non posso aprirla. Come faccio ad aprirla? Devo attivare qualcosa per aprire quelle porte. Tipo questa leva, che però l'ho già. E mi chiude quella. Allora dobbiamo riattivarla. Mannaggia. Non so bene come fare, qua. Mi sto un po' incasinando. Ah, io direi di vedere dove va il corbaccio polvere. Ah no, aspetta. Devo andare lì. Passare là sopra. Come faccio però ad andare lì? Bella domanda. Se faccio una cosa del genere. No, eh. No, mannaggia, sono io non caduto giù. Ok, oh. Allora. Aspettate un attimo, devo scoprire come andare lì. Oh, eh sì, devo aprire quella porta, solo che come faccio ad aprirla? Mi sto già incasinando, lo sapevo io. Devo trovare qualcosa per aprire quella porta. Però. Ok, no, ho già attivato questa cosa. Penso di dover andare là sopra per poter fare qualcosa. Adesso vediamo subito un po' come fare. No, ma cavolo. Basta, io continuo a cadere in sta lava, non è proprio possibile. Basta, eh. Adesso non so dove sono. Molto semplicemente. Perché corvo? Il corvaccio sta lì. Vabbè. Andiamo di qua. Aiuto, mi sto perdendo. Pure io so già che sarà semplice risolvere questo enigma, però sono io che non ci arrivo. Devo assolutamente risolverlo adesso. Ah, io non posso passare là sopra da qua. In qualche modo. Sì che posso, dai. Ah, sì, vedi. L'ho trovato forse. Vediamo un po' dove ci porterà codesto. Ah, ecco, vedi. Vai, ragazzi. Forse ci siamo, evviva. Il problema ora. Se io scendo qua. Intanto lasciamoci cadere così facciamo prima. Ah, ok, no, posso passare di qua, perfetto. Ok, attiviamo questo intanto. Bam. E mi apre questo posto. Anche lì ci vuole una chiave. Oh, scopriamo sempre più cose. Ok, ragazzi, andiamo ancora un po' avanti. Poi vediamo un po' cosa bisogna fare qui. Ok, mi hanno spaventato. Fantastica quest'arma, attacca proprio velocissimo. Va contro le panci praticamente. Aia, mi ha preso. Ma non crepano più, ma cos'è? Quello si è buggato sul muro. Dettagli, dettagli. Ok, sì, penso proprio che dovrò andare in quella porta. Apriamo quest'altra. Madonna, è veramente un labirinto. Guarda quante combo posso fare. Io faccio una combo tipo con questa e poi uso le falci. No, non fa niente, ok. Io pensavo, ero illuso, tutto ciò.
Bam, bam. Però anche questi sono un pelo più forti adesso. Allora, devo liberare quella palla lì, utilizzando questo. E poi potrò metterla lì. No! Storto, storto. Non voglio di mirare per lanciare una pallina. Ok, fantastico. Ah, basta mirare. Questa basterà metterla lì molto tranquillamente. Eccolo qui. Bam! E si è aperto. No, si è quasi aperto l'altro forziere. Quindi come faccio? Come faccio? Ah, pagina del libro dei morti. Da quelli di 10 per creare capitolo e vendere la Vulgrim. Ah, ok, sì, era quella missioncina che ci aveva chiesto lui. Sì. Questo ovviamente non me la fa far passare di qui. E devo metterla lì. Sì, per forza. Come faccio però? Rompiamo ancora quel pezzo, no? Ok, qua abbiamo distrutto tutto. Allora. Ah, no, ok, c'è da metterla lì l'altra. Tra pallone. Ah, ok, ragazzi, ho capito. Semplice, semplice. Non mi interessa, l'ho già fatto, cavolo. Come faccio a spostare? Ah, devo utilizzare questo. Che pizza. Per rimediare al mio errore devo fare tutto questo casino, mannaggia. Vediamo se me la sposta. Fantastico. Bene, 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 bene. Prima liberiamo quella palla lì. Ok, perfetto. Facciamo un po' in fretta che non voglio perdere troppo tempo in questo. In questo specie di enigma. Poi questa la mettiamo laggiù più lontana. Così con l'altra non ci dobbiamo fare tutto il viaggio. Ed è una. Hopla. Perfetto. Ora l'altra la liberiamo e la mettiamo lì. E vediamo un po' cosa c'è nel forziere. Ok, fantastico. Beh ragazzi, direi che questo episodio per oggi si può concludere qui e ci vediamo la prossima settimana con il settimo episodio. Intanto ho preso la chiave per aprire l'altra porta e quindi andremo avanti nel labirinto. Se questa puntata, questo episodio vi è piaciuto, mettete un mi piace, se no lasciate un commento per farmi sapere cosa ne pensate e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale. Ciao ciao e alla prossima!